Ciao Ladybug, ma dove siamo? No? Ah sì, a scuola tua perché tu sei grande, vero? E quindi a che scuola va Ladybug? Ciao a tutte e a tutti. Ho nuovamente fregato il cappello a mio figlio. Allora, oggi è lunedì. Cioè, io vorrei capire com'è possibile che, avendo io due figli, mi trovo a fare tre colloqui. Praticamente alle medie hanno suddiviso gli incontri con gli insegnanti in 2 giorni, proprio perché gli insegnanti sono tantissimi e sono per il triennio. Quindi ci danno un'ora per le prime, una per la seconda, una per le terze. Oggi incontrerò le, non vorrei dire una cosa cattiva, tipo le materie secondarie, però vabbè, le lingue. Poi abbiamo tecnologia, arte, educazione fisica, musica, cose così. E domani purtroppo non potrò esserci perché ho invitato un suo amico a casa ormai da quasi un mese che stiamo organizzando. Si sono accese le ali, guardate. E praticamente dopodomani invece ho i colloqui all'asilo. Ho steso questo rossetto che è una schifezza. Sono già stanca, lunedì, ma sono già stanca. Stamattina ho girato il mondo per trovare questa Barbie. Sì. Aspetta, 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 raccontiamo un attimo. Chi te l'ha regalata? No? Io l'ho comprata, ma chi ti ha dato i soldini? Il nonno? Il nonno paterno gli ha dato i soldini per il compleanno. E da tempo che lei mi aveva chiesto questa. Quindi l'abbiamo presa. Vero? Vero? Vabbè, perché a me non piace metterli via, non dare, diciamo, soddisfazione ai parenti. Comunque mi diceva, adesso aspetto. Allora, Vittorio esce adesso praticamente, è allo stesso orario dei colloqui. Perché a quest'ora è un po' isolata la strada, non mi va che se la faccia a piedi. Io lo prendo, gli do uno strappo velocissimo a casa, io ho fatto anche un doppione delle sue chiavi e torno subito qui a scuola. Mi porto anche lei, diciamo che non sarebbero ammessi i minori, però l'importante è che non ci siano proprio gli alunni specifici perché non devono ascoltare comunque ciò che dice il professore. Per lei si fa sempre un'eccezione, poi purtroppo così è la vita. Quindi 3 giorni intensivi di colloqui, già mi sto pregustando il weekend perché ve lo dico, cioè sto cotta, cottissima ed è solo lunedì perché stamattina. Allora, ho portato la bimba a scuola, sono andata di corsa a fare la spesa, mi mancavano un sacco di cose, poi sono riscesa a cercare Miraculous, Toys non l'aveva, aveva solo un modello diverso con la gonna, quindi non quello originale, costava pure molto di più. Togli la tesora però se no non riesco a parlare. Quanto è bella, che occhioni azzurri. Certo, amore, vieni. Poi praticamente quindi sono riscesa, ho dovuto prendere altre cose che mi avevo dimenticato che non erano prettamente della spesa. Guardate, si possono spegnere anche le ali, E nel frattempo, guardate come si accende. guardate come si accende, c'è un pulsantino. Nel frattempo che ero a casa fra le due commissioni, le due tornate di commissioni, è arrivato il tecnico a portarmi il Team Vision. Non è neanche un tecnico, è un corriere, quindi ho dovuto fare tutto da me. Ho deciso di installarlo in camera dei bambini, così adesso la loro TV è tipo smart, addirittura il telecomando alla ricerca vocale, una cosa stupenda. Si possono dettare i nomi delle cose da cercare su Google o su YouTube, è veramente meraviglioso. Quindi io ho fatto questo bel regalo, diciamo, però tra antenne, cavi e cavetti. Qua sta iniziando l'allerta meteo, dovrebbe iniziare alle 17 più o meno, quindi fra circa un'ora. Io sono sempre molto in anticipo fuori scuola perché qua non si sa mai. Vedo delle povere criste che si incamminano in bacuccate. Chiudiamo le ali, se riesco con una mano. E quindi niente, praticamente non vi ho fatto anche lo svuota la spesa perché alla fine sono stata al Carrefour, però veramente è una cosa esigua, non era la spesa una settimanale. Il mio frigo ultimamente scoppia, vorrei tanto pulirlo, oggi mi sono dedicata alle arti della cucina con acqua e ammoniaca. Vabbè, già chiacchiero da quasi 5 minuti, ci aggiorniamo. A tutti a tutti. Scusate, mi sto preparando una fretta assurda. Per complicare la mia settimana, oggi è martedì, questo sarà una sorta di vlog chiacchiericcio settimanale, secondo me ormai. Vi dico che c'è l'allerta meteo, quindi anche se in realtà è una sorta di allerta falsissima, no, a parte gli scherzi. Ieri sera è stata diramata un'allerta meteo per 24 ore, anche se la peggio l'ha fatta stanotte, quindi stamattina ci siamo alzati con un bel cielo sereno, ma ormai il danno era fatto perché le scuole sono chiuse. E io mi ritrovo con i bambini a casa.
Poco male, perché alla fine non è che mi cambi molto, soltanto che comunque mi rallentano le faccende, anche perché non mi sono alzata alle 6:30 come al solito, ma bensì ho messo la sveglia alle 8. A breve arriverà l'amichetto di Giordana, comunque non abbiamo fatto saltare l'appuntamento, per fortuna, almeno questo. E quindi praticamente, come vi dicevo, non abbiamo fatto saltare l'appuntamento, almeno questo è salvo, anzi passerà anche più tempo con Giordana e sicuramente non essendo andati a scuola saranno meno stanchi. Ieri i colloqui alle medie sono stati un delirio, ma veramente un delirio, e l'organizzazione alle scuole medie è ben differente dalle elementari, dove ci sono massimo 3 insegnanti, almeno qui a Napoli. Praticamente ci si prenotava in lista per i vari professori, quindi se io arrivo a un determinato orario, mi prenoto per esempio dopo 10 persone, perché abbiamo quasi tutti gli stessi insegnanti, noi della stessa sezione ovviamente. Sono magari la 20ª in tutte le liste, quindi è capace che mi chiamano da una materia mentre devo andare da un'altra. Quindi io in tre quarti d'ora, no, in un'ora tonda, sono riuscita a parlare soltanto ai miei con due professori. Anche perché c'era un'ora soltanto per le prime medie, alle 5 suonava una campanella e passavano poi la lista dei genitori di seconda. Un delirio, veramente un delirio. Quindi oggi sono materie ancora più importanti, che avranno sicuramente più da dire. Non per cattiveria, però una professoressa di italiano avrà sicuramente più da raccontare di una prof di tecnologia che ha solo introdotto la materia, ancora non hanno fatto nessun tipo di disegno tecnico, il materiale è stato comprato la settimana scorsa, quindi suppongo che mi prenoterò i colloqui privati, preferisco. A parte che ho ancora un ospite a casa, non è che posso portarmelo a dire colloqui, cioè non esiste proprio. Mi sto dando una parvenza umana, scherzo, metto giusto un po' una sorta di BB cream qui. Per eliminare un po' di discromie, metterò un po' di mascara. Questa è la mia routine, se nel caso vi interessa. Giordana sulla porta che sibila come un serpente. E a volte metto qualcosa sulle labbra, più che altro perché ora fa freddo, voglio tenerle idratate. Ultimamente sto utilizzando questo, è vecchiotto, però diciamo che lo tengo da casa. Guardate che carino il cappuccio, stile. Comunque di Tony Moly e il Petite Bunny Glossy Bar. Guardate che carino, è leggermente lucido. Ma giusto un pochino colorato, niente di. Ora sì, va bene, ora ve lo faccio vedere in diretta. Oh. Se riesco. Tiene le labbra idratate, colora quel poco che deve colorare. Voi sapete che sono un amante dei toni del fucsia. Ultimamente ho riscoperto anche i toni naturali, però fucsia, fucsietti, eccetera, mi stanno da Dio. Guardate qua quanti ce ne ho, cioè tutti più o meno simili. Vabbè, io ho sempre in mente di girarvi la mia collezione make-up, non c'è tantissimo di marca, di chissà che, perché io comunque adoro i trucchi, adoro possederli, però non è che sperimento tantissimo. A volte sì, però per le uscite ho sempre un trucco classico. Poi, come sapete, dato che vivo da sola da poco, adesso ho. Vabbè, ci sono i bambini, però non hanno tantissimi prodotti, poi io ho due bagni, qui mi sono dedicata alle ante veramente alla perfezione, ve le faccio vedere un secondo perché sono meravigliose, organizzate così. Viste in qualche video? Sì, c'è qualche prodotto da uomo, non ci fate caso. Questo è un profumo a cui tengo, che è da uomo, però lo voglio io. Vabbè, fatti miei. Mentre questo è una schiuma da barba che regalarono a mio marito, non l'ha mai utilizzata, però poiché Vittorio ha un gioco per fare la barba, quando terminerà questa, che è quella originale del gioco, che in realtà ne sono rimaste penso due dita, può comunque utilizzare quella, tanto mio marito non ha mai utilizzato la schiuma a barba. Può essere utile anche per fare tipo lo slime, anche se a me non è mai riuscito. I miei pochi profumi, quelli di Victoria's Secret, questo era un regalo di mio marito che sta qua da anni, perché io non, è molto 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 forte, però lo Chanel numero 5 penso che si deve tenere in collezione. Questo è uno dei miei preferiti, è introvabile, l'ho preso su Amazon. Sa un po' di liquirizia, è Lolita Lempicka francese, è veramente introvabile, però quando ero ragazzina si portava tanto. I miei profumi di Victoria's Secret regalati da mia sorella, questa è una vecchia rimanenza di Bulgari che non uso più. Qua ho fatto il reparto manicure, ci manca solo il solvente. Queste sono le cose che può utilizzare Vittorio: profumo di Giordana, profumo di Vitti, Amukina, anti-zanzare, deodorante per Vittorio. La Tangle Teaser l'ho regalata a lui perché comunque era il modello maschile, secondo me è comoda e gli delinea bene comunque la piega. L'olio di mandorle anche suo. Mentre qui abbiamo prodotti prettamente per capelli. Trucco, trucco, trucco e trucco. Vabbè, va, ci vediamo dopo. È tornato il caldo, altro che allerta meteo. E questa è la situazione oggi. La povera polpetta è stata momentaneamente confinata in cucina,
Hai ragione, tesoro. Non è abituata a stare in gabbia, ci sta solo la notte, quando è scuro lo sa, o quando sono fuori casa. E come potete ben vedere, niente, si sta asciugando. Lavato col mastrolindo, quello al talco che adoro. Dopo mi spolverò tutto il salotto, oggi è dedicato al salotto. E vi sentite ancora tirare su? A me questo raffreddore che ho avuto tempo fa ancora non se ne va via. Ho lavato anche tutte le stanze. Vedete, ancora in fase di asciugatura. Adoro il mio parquet. Cioè, guardate, non c'è un segno. Tutto arieggiato perché fa caldino oggi. Tutto bello pronto. Mi sto già pregustando l'immagine della stanza quando sarà modificata. Lavatrice scura sta andando. Il miracolo dei miracoli è vuoto. E dopo passiamo alla chiara. Ahimè, non so se fare una total white e una colorati. Ora sono confidata in questo pezzetto perché tutto il resto è bagnato. E dopo, come vi ho detto, pulizia intensiva del salotto, sposto tutto là dietro, le riviste, tutto, 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 tutto. E se il tempo lo consente, il tempo come orario, mi faccio anche la vetrina lì, che tanto, però vi devo dire la verità, non c'è gran polvere. Quindi niente, ci aggiorniamo dopo. Mercoledì mattina, bimbi a scuola. Mi urge uno shampoo, una piega, qualcosa, aiutatemi. E oggi ci sono i colloqui della piccola. Ormai ve lo sto dicendo da una vita. E stavo pensando che, dato che è una bellissima giornata, di andare a fare colazione per perdere un po' di tempo e aspettare quindi che aprano i negozi. E una volta che i negozi sono aperti, magari ho delle commissioni da fare. Poco o niente, però volevo magari portarmi avanti, dato che questa settimana non ho speso quasi nulla e ho qualcosina da parte, qualche regalo di Natale. Non per i bambini che è già tutto pronto, però volevo fare qualche regalino. Quindi vedo un po', ci aggiorniamo. Ho cambiato idea. Sono soltanto le 9:10, ho deciso di venirmene a casa e approfittare della giornata di sole, fra l'altro neanche molto ventilata, perfetta proprio per fare un paio di lavatrici, dato che ero arretrata. Oggi mi sono prefissata di pulire un po' il balcone, ho già messo ordine. Dopo, vabbè, dove il mio dito? Butto questo sacchetto di immondizia che ieri non potevo perché pioveva troppo. Spazzo via dalle foglie, tanto è tutto asciutto. E ora mi sto dedicando alla cucina. Qui c'è la padellina perché stamattina ho preparato le piadine a Vittorio che mangia a scuola. Ho già fatto tutto questo lato con un semplice, diciamo, miscuglio di acqua e ammoniaca. Mi sono fatta le ante, i barattoli, la penisola, tutto praticamente. Devo fare questo mobile qua che è il più sporco, cioè si lascia veramente, non capisco perché c'è questa polvere, immaginatevi quando farò adesso i lavori. E adesso sto lavando il portaposate, qui ci sono le cose della colazione, ho messo al momento tutte le posate qua, vedete ancora la carta delle piadine, la pezza là, che stavo utilizzando e quindi ho deciso di dedicarmi un po' alla cucina, vedete l'ho proprio smontato qua il cassetto. Era molto sporco qui praticamente, perché comunque quando andiamo ad aprire spesso ci mettiamo le mani qua e non è che era proprio pulitissimo, quindi le posate non necessitano di essere lavate, quindi non potrei neanche far partire una lavastoviglie perché ho già la lavatrice. Vabbè, il piano cottura è pulito già da ieri sera, anche il lavandino, soltanto che sono stanca di vedere queste cose che ormai orbitano, c'è sempre qualcosa qua sopra, c'è sempre qualche macchinetta del caffè, perché le faccio a rotazione, ne ho tre, non ne posso più. Poi mi dedico un po' ai pavimenti. Io in realtà ieri ho lavato tutto, però ci sono stati, come sapete, ospiti, bambini in casa e quindi mi tocca rifare tutto. Non lavo necessariamente tutti i giorni, a volte lavo a giorni alterni, però dato che comunque ieri quando ho portato fuori il cane anche Vittorio era bagnato e anche se togliamo le scarpe, vabbè, qualcosa da fare c'è sempre. Mo facciamoci il solito tour di casa così ci rendiamo un attimo conto di quello che devo andare a fare. Aspettate. Allora, il giubbotto, vabbè, chi se ne. Riordino, è arrivata posta. A proposito, mi è arrivato questa mattina il catalogo di West Wing, che sarebbe la vecchia app da Lani. Io non ci compro spesso, gli imballi non sono un granché, è arrivato anche ad altre persone qualcosa di rotto. Non sapevo facesse anche un catalogo cartaceo. Diciamo che in questo momento in cui sto rimodernando a casa mi fa molto molto piacere. Evviva! Il nuovo ufficio di Chiara Ferragni? Ah, vabbè, allora non dormirò stanotte.
Ho fatto qualche acquisto, ma veramente raramente. Qui ci sono dei vestiti che ho ritirato ieri che erano sui fili, quando ho fatto un temporale assurdo e inaspettato. Infatti li ho messi un po' sui caloriferi. Ah, ecco, una cosa che devo assolutamente segnarmi è quella di mettere l'acqua nei caloriferi con le essenze, perché hanno iniziato ad accenderle da un paio di giorni. Devo assolutamente spolverare, lo vedete? La libreria, il carrellino della TV, il bancone, quindi più o meno tutto il salotto. Magari do anche una passata e una riordinata alla cucinetta. Camera mia, aiuto, io ho paura di quello che trovate. La vestaglia, non ho terminato di fare il letto, anzi, poi mi sono seduta per mettermi le scarpe. Si è seduta Giordana per vestirsi, quindi va sprimacciato. Devo rimettere i cuscini. Ahimè, vedo ora le pantofole, quindi ciò vuol dire che sono in scarpe a casa. E vabbè, sto in tenuta sportiva, però comunque le scarpe in casa non sono consigliate. Devo sistemare i panni che ha stirato ieri la signora. Non so perché me lo sono dimenticato, forse perché avevo ospiti. Farò la solita passatina al bagno. Guardate qua, non vedo l'ora che sparisca tutto. Andiamo a vedere come hanno lasciato il bagno Vittorio. Vabbè, tutto a posto. Ha tolto i tappi, c'è un figlio perfetto, guardate là per non macchiarli. Devo riempire questo. Gli ho detto io di lasciare lo spazzolino aperto, nuova fissa, perché comunque non so che non va messo il tappino subito sopra, altrimenti l'umidità fa proliferare i batteri. Qui ci sono dei giochini che devo vedere a chi dare, perché Giordana ha detto: mamma, io sono grande per i Duplo, qua sono grande. Tutto a posto la stanza, a parte il pavimento che va pulito. Devo passare il caricabatterie. E infine, guardate qua che bello, mi è arrivato il team box. Troppo carino! Il team box non è soltanto per il Team Vision. Ho deciso di passarlo a Vittorio, così la sua TV è anche smart e addirittura il telecomando ha la funzione che neanche la mia TV da 3.000 euro. Sì, certo, manco la metà. C'ha la funzione, dicevo, vocale. Addirittura si può parlare nel telecomando e lui ti cerca le cose. C'è proprio Google, c'è YouTube, ci sono le app, alcuni giochi come il cellulare. Io ho scoperto che c'è anche un gamepad compatibile, però non glielo acquisterò perché era compatibile anche quello della PlayStation 3, meno male. Quindi praticamente si possono utilizzare i giochi utilizzando o il controller ufficiale, chissà quanto costerà, o quello della PlayStation 3 o quello dell'Xbox 360, che noi non abbiamo più perché abbiamo la One. Quindi niente, questa è tutta la mia giornata. Qui ho fatto una piccola lista di regole per i bambini, se vi interessa. Ovviamente io vorrei farla un po' più carina in PDF, eccetera, però Giordana sa leggere lo stampatello, però ci mette un attimo, 3 ore, non mi sembra il caso. Diciamo che le cose di Giordana prevalentemente cerco di farle io, le faccio preparare lo zaino la sera, questo lo sa fare. Si controlla le unghiette se hanno bisogno di essere tagliate, se sono sporche, però ovviamente la pulizia se la sa fare, però devo tagliarle io. Ma vedenti, preparare i vestiti per il giorno dopo pure una cosa della quale mi occupo io, altrimenti andrebbe vestita chissà come. La mattina pure la pettino io. La merenda nello zaino se la sa mettere. Il pigiamino lo mette a posto, però devo piegarlo io. Il letto ovviamente non lo fa. E vabbè, il deodorante è più per Vittorio, lei è piccina, non serve. Quindi niente, questi sono gli impegni della giornata. Semmai oggi se ci scappa ci andiamo a fare una bella passeggiata. Che dici? Romeo, ti va? Che una bella giornata, c'è tutto un pantano per terra, non immagino al parco cosa troverò. Vabbè, io vi saluto perché è la prima volta che giro un vlog in più spezzoni di vari giorni, però ve lo dico, è lungo e la maggior parte ho chiacchierato, però purtroppo questo c'era da dire, ok? Ciao! Se vi è piaciuto il video, mettete la mamma e il pollice in su. E se non volete vedere altri contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina.